è finalmente finito il lockdown duro, siamo nella fase 2, quindi possiamo ricominciare a lavorare, solo che con queste mascherine si appannano gli occhiali, è un disastro. Comunque, che cosa abbiamo imparato? Coronavirus o no? Ci sono tante riunioni che potremmo fare online e addirittura forse online potrebbero funzionare meglio, perché i documenti si vedono meglio spesso. Quando tu hai un documento stampato e lo devi presentare ai tuoi interlocutori, che sia online o sulla carta, sul tavolo, forse è meglio online. Lo si vede meglio con gli strumenti giusti. Abbiamo anche capito che molte riunioni sono invece indispensabili dal vivo. Questa selezione ci servirà nel futuro per capire quali sono le riunioni che è meglio fare online e quali è meglio fare on site. Quindi adesso faremo insieme un percorso fra gli strumenti hardware e software per comunicare e incontrarsi online. Partiamo! Il primo strumento, quello base, alla base di tutto per noi, è la chat di WhatsApp, utilizzata da telefono e utilizzata specialmente da computer con WhatsApp web per coordinarci, tipo sapere se uno è avanti al PC, darsi un appuntamentino veloce per incontrarsi un momento, il semplice ci sei per partire con un'eventuale videoconferenza. WhatsApp è quello che utilizziamo. Ecco, la videochiamata vera e propria su telefonino non la usiamo praticamente mai, è comunque la limitazione di uno schermo piccolo. Avendo la possibilità di lavorare con degli schermi grandi, tendenzialmente preferiamo utilizzare altri strumenti. Skype, che è lo strumento primo d'elezione per fare le videochiamate, non amo usarlo. Ha una grandissima compressione video. Nel momento in cui tu condividi anche un documento, fai fatica a leggerne i dettagli. Abbiamo privilegiato altri strumenti. Il primo fra tutti è Zoom. È cresciuto tantissimo negli ultimi anni, specialmente adesso con il coronavirus. Ha il vantaggio che quando condividi uno schermo, una schermata, non fa la compressione sul segnale video. E quindi tu vedi dall'altra parte il pixel ad alta qualità, come quello visualizzato sullo schermo di chi condivide. Se i due interlocutori, due o più interlocutori, hanno uno schermo con la stessa risoluzione, la qualità sarà identica, pixel per pixel. Evidentemente ci saranno dei lag, dei ritardi derivanti dalla qualità della connessione di rete. E la cosa ha un vantaggio enorme, specialmente se visualizziamo documenti come questo, che sono dei dettagli costruttivi dove io devo andare a vedere il dettaglio minuto. Altra cosa, posso richiedere il controllo, quindi io da remoto posso andare a zoomare e spostare il file sul desktop del condivisore. Posso annotare, posso scarabocchiarci sopra e con diverse forme, ed è comodo perché si possono anche salvare in una cartellina tutte le schermate pasticciate, diciamo. È veramente comodo per la collaborazione. Non da ultimo c'è il vantaggio di che poi si può registrare la chiamata e quindi si può tenere traccia di tutto ciò che si dice con un collaboratore, un cliente o altro. In caso di eventuali problemi, contestazioni, eccetera, c'è una registrazione. Evidentemente, quando si attiva la registrazione, tutti lo sanno perché c'è una notifica. Zoom è illimitato per fino a due persone. Oltre le due persone c'è un limite di tempo, che la riunione non può durare più di 40 minuti. La versione Pro, che non ha questo limite, noi l'abbiamo comprata perché attualmente, devo dire, è un buon sistema per collaborare, è anche molto affidabile. Un discorso molto simile a Zoom vale per Hangouts, quel sistema di chat che è praticamente sconosciuto, in pochi lo utilizzano, che è integrato nei cellulari Android e in tutti gli account di Gmail. Quella parte di qui si vede di qua, sì. Quella parte di qui è tutto Hangouts, quindi io posso chiamare un mio collaboratore via Hangouts, faccio la chiamata e facciamo la chat. Anche Hangouts ha il grandissimo vantaggio che comprime poco il video, specialmente in condivisione schermo. Non ha tutte le funzioni di annotazione, di registrazione, eccetera, di Zoom. Però è un ottimo sistema. Finiamo il discorso software. L'altra piattaforma importante che vediamo che sta funzionando molto in questo periodo qua è Microsoft Teams. Ecco, Teams ha lo stesso problema di Skype, secondo me. Comprime da matti il video. Anche qua si possono annotare, si può prendere controllo, si possono registrare le videochiamate. Lo consiglio quando si hanno enormi gruppi di lavoro perché ha le spalle molto grosse. Fin qui abbiamo parlato di parte video. Parte audio. Adesso si fanno molte più riunioni in molto meno tempo, quindi
mi capita di passare delle mezze giornate a parlare in riunione passando da una all'altra, alla fine ho un effetto di grande stordimento. Credo che questo dipenda un po' dalla, appunto, dalla mole, da quanto tempo passi a parlare, perché anche in una sola riunione, se tu vai avanti a parlare per 4 ore di fila, alla fine ne esci un po' stordito. Quindi utilizzo tendenzialmente queste, le AKG K550, ho fatto 2 video interessanti sulle cuffie da studio, intervallandole spesso a questa qua, che è una Plantronics Edge, è un auricolare da cellulare Bluetooth, avendo il computer che è un portatile, quindi ha dentro Bluetooth, utilizzo qualche volta in alternativa questa, che mi apre un po', perché queste sono cuffie chiuse, quindi mi isola veramente dall'esterno, ma ogni tanto non ne posso più. Alternativa molto valida, ma che non ho ancora sperimentato personalmente, ma penso che ci andrò, sono le cuffie tipo queste, ma wireless, con il microfono. Sto guardando con interesse, per meditando l'acquisto, 3 modelli. Il primo è la Sony VH1000X, forse si chiama. Adesso c'è la serie 3, la Mark 3, credo che stia per uscire la Mark 4. Poi ci sono le Bose Wireless 700 e le Bose Quiet Comfort 35/2. Per un'analisi approfonditissima di questi modelli, consiglio di andare a vedere il sito R-Things, ne ho parlato nell'ultimo video sulle cuffie che trovi qua. Fortunato evidentemente chi può utilizzare tranquillamente le casse, perché in un ambiente isolato in cui non ha rapporti con nessuno, e quindi tutti questi problemi di stordimento per l'alienazione derivante dall'essere isolato non ce l'ha. Comunque, abbiamo introdotto, parlando dell'audio, il tema dell'hardware. Ecco, visto che parliamo di comunicazione di videoconferenza, su tutto, secondo me, l'importante è avere un'ottima webcam. Ne ho provate tante, mi trovo strabene con la Brio, quella della Logitech. Questa qua è il top di gamma consumer, diciamo, di Logitech. È una camerina 4K con dei microfoni eccezionali. Mi si sente molto meglio da questa camera piuttosto che da quel microfono di questo auricolare, che è un ottimo microfono. Ha il vantaggio della vite per la connessione a eventuali cavalletti, come ad esempio questo. O grande comodità per collegarla a un braccio snodato. In ufficio ho un braccio snodato come quello di questa lampada qui, che mi permette di orientarla in velocità sul mio volto o sul foglio, e quindi posso fare delle sessioni di studio di progetto schizzando a mano libera insieme. È fantastico. Qui a casa ho trovato un sistema un po' più veloce, ho messo qua un vecchio faretto video e la macchina la collego a questa qua, a questo braccetto. Di queste camere ne ho comprate diverse e sto adottando tutte le postazioni di lavoro di camere di questo tipo qua. Volendo si possono attaccare anche più camere contemporaneamente allo stesso PC per avere appunto le due posizioni. Ha un'interfaccia molto bella che gestisce fino a 2 fonti di video. Addirittura ti permette di fare da interfaccia anche la specchiatura, quindi nel momento in cui la macchina la metti in verticale, che riprende dallo zenith, puoi ribaltare l'immagine in modo tale che chi la veda specchiata giusta. Permette anche un'altra funzione molto interessante, cioè cambiare l'angolo di visuale. Passi da un 20 mm, che è un bel grand'angolo, a un 35 mm, che è un obiettivo normale, ecco, direi, senza sensibile calo di qualità, è sempre 4K. Ti ringrazio per avermi seguito fin qui in questa disanima riguardante gli strumenti software e hardware per comunicare al meglio da remoto. Nel prossimo video affronteremo il fantastico tema della stazione di lavoro ideale per lavorare a casa meglio che in ufficio. Non perdertela e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!